Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Live action di una partita della nazionale. Non la faccio dalla prima partita dell'europeo e mi vergogno, perché veramente avrei potuto fare di tutto da quella partita in poi. E invece quando ci sono le nazionali, diciamo, le sfrutto per riposarmi un po' da questo tipo di attività. Però stasera non potevo mancare questo appuntamento, la partita da dentro fuori. Quindi ragazzi, cerchiamo di godercela, magari cerchiamo anche di vincerla. La partita è cominciata veramente da poco, c'è già un'azione per l'Italia. Berardi, angolo. Tanto io c'ho una stufetta qua ai miei piedi perché sta facendo un freddo cane. E stare così, capite bene che ho bisogno di un aiutino da casa. Bonucci dentro a cercare Barella, ma... Bonucci ha provato il lancio diretto, loro cercano ogni tanto di... Testa ragazzi. E ragazzi, c'è da tenere d'occhio la Svizzera. Buono questo passaggio irregolare per Berardi, ma perché dormono così, raga? Cioè, il lancio lungo si è fermato. Vabbè, sì, era un fuorigioco. Vai! Vai! Tra l'altro, raga, è questa che mi preoccupa. Cioè, eccola qui. Questa mi preoccupa. No, la connessione, porca puttana. Bella palla! Di Lorenzo! Cosa ha preso il portiere? Incredibile, non lo sa nemmeno lui. Palla perfetta, posizione pure regolare. Di Lorenzo calcia. Fan un via di mezzo tra un pallonetto e un tiro dritto per dritto. Però comunque andava in porta, raga. Vai Tonali, spingilo, grandissimo. Cartellino giallo, ma hai fatto la cosa giusta, Sandrino. E qua mi tocca ricaricare tutto, cazzo. Perché non c'è una connessione di merda qua a Roma. 5 years later. E adesso mi fa rivedere 30 secondi di pubblicità. Mamma mia, che palle, ragazzi. Niente, ragazzi, fa vedere un secondo e si blocca. Meno male che in questi 6 minuti che non mi ha fatto vedere niente, niente è successo. E Siri è bloccato un'altra volta. Ragazzi, mi sto incazzando! Mi sto incazzando! E si riblocca! Non mi fare andare in salotto che c'è un grado e mezzo! Non mi fare andare là! Non mi fare andare in salotto! 5 years later. Buona palla lunga. Berardi a cercare Insigne, ragazzi. Quando noi facciamo lancio lungo, boh, la sbagliata Berardi, la sbaglia Insigne. Boh. Poi magari ce ne state altre 54 nei 6 minuti che non mi ha fatto vedere la partita e si è bloccato un'altra volta. Siamo al 20° minuto. È dal nono che non sto vedendo più la partita. Jorginho, buono, largo. L'affronta di Lorenzo. Di Lorenzo dentro. Non c'è nessuno. Cioè, ma sta qua non è neanche lontana parente dell'Italia degli europei. Entriamo là e non sappiamo che cazzo fare. Jorginho deve un lungo dentro. Berardi ancora a sinistro, murato. E poi si alza la bandierina. Raga, stiamo giocando malissimo però. Per quel che io ho potuto vedere finora, stiamo giocando veramente male. No, era regolare la posizione di Berardi. Era regolare. Vabbè, poi arriva Insigne dietro, tiriamo. Lascia battata. Chiesa, bel controllo. Cerca Insigne, ma niente da fare, raga. Riena fair proprio, Raga, Stellana del Nord c'è la difesa a 5. Mamma mia. Bonucci, di Lorenzo. Lorenzo entra in area. C'è 54 persone. Sti qua tengono l'attacco basso e la difesa alta. Sono tutti tipo diga. E passare è... Lucidità. Bisogna sempre rimanere. Qua a passare è dura. Va Berardi dalla bandia. Oh, sceglie Insigne. Tiro a giro, pick on fire. Utile a giro non ha funzionato stavolta. Poi per carità ragazzi, il pallone era tirato bene, bel giro, bello tutto quanto, ma troppo centrale, cioè l'avrebbe parata chiunque sta palla qui. Bonucci, buono per Insigne. Carga per Chiesa. Poteva anche scegliere la soluzione centrale. Chiesa. Sinistro, debole. Per ora la Svizzera non sta vincendo. Perché è vero che Insigne deve attaccare la propria. In 35 minuti l'Inghilterra ne ha già fatti 4, anzi 5 al San Marino.
e quindi la palla va data. Austria 2-0 Moldavia. Barella apertura, malissimo verso Berardi, raga. Bello l'errore, dai, sfruttiamolo. Magari Berardi se la raga Insigne, lo serve Insigne, dribbling Insigne di punta, debolissimo, pick up Farrell. Berardi, Insigne, allarga, bello per Chiesa. Chiesa, 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 dribbling, pick up Farrell con un piede. Anche questa mezza centrale, ma era fuori gioco. Bonucci, ma per chi, per chi, per chi? Malissimo, ragazzi, malissimo, malissimo, malissimo. E tra l'altro qua se non fai un gol vai fuori. Cioè qua non dobbiamo sperare che la Svizzera faccia, non faccia. Qua c'è da vincere e portarsi a casa il risultato, punto. Acerbi verso Barella. Quando scatta Barella, quando scatta Insigne, quando scatta sua madre, quando scatta Gesù. Ma noi lancio lungo, raga. Oh, andasse bene una volta. E fischia la fine del primo tempo. Stavamo a palleggio fuori dall'area e sto qua ti fischia la fine, giustamente. Male, male ragazzi. Abbiamo avuto due palle gol, anche tre sfruttate purtroppo non al meglio. Si rinizia, quasi, 0-0 tra Svizzera e Bulgaria. Ma io lo dico sempre, non c'è mai da guardare i risultati degli altri. Perché tu contro la Bulgaria se vincevi, stasera ti bastava un pareggio. Si segnavi uno dei due rigori, eri già qualificato. Entra Cristante, quindi toglie Tonali per forza. Ma sì, era un cambio preventivabile, ma magari farlo tra 20 minuti? Dai, inizia la seconda frazione di gioco. Calcio di punizione per l'Italia. Insigne. Insigne. Verso Giorginio, ma che cazzo fai? Cioè ragazzi, ma è allucinante, è allucinante. Insigne, buono, buono, Insigne. Non far cagate. Tira largo. Però se c'è dei compagni, servili, non è? Servili, servili. Servili. White va dentro. Tiro! Miracoli Donnarumma! Su Seville! Palla dentro ancora, mette fuori. Raga, la palla gol più grossa l'hanno avuta loro. Da due metri. Raga, un gol dell'Irlanda e siamo fuori. Ancora lì. Ancora Seville. Cioè, si va a prendere il calcio d'angolo piuttosto che concludere. Gol della Svizzera, ragazzi. Gol della Svizzera. Ora come ora siamo fuori. Buona questa palla. Insigne sinistro. Del sinistro, destro, sì, al volo. Para pick up Farrell. C'erano due con la sciarpa del Milan così in tribuna. Grandissimi, abbiamo. Grandissimi. Qua Cristante, no, vabbè, che palla di merda. Buona la palla di Bonucci. Perché hai fatto il velo, Berardi? Ragazzi, Berardi, quanto poteva sbagliare sta partita? Quanto ha sbagliato? Ragazzi, questa è una partita da 0-0, cioè ve lo dico proprio palesemente. E qua comincio a pensare che forse per Tonali doveva entrare un attaccante. Va Berardi, Insigne dalla punizione. Io spero la crossino più che tirare, perché siamo tipo a 35 metri, quindi serve un po' di incoscienti tirare di lì. No, 35, no, ma 25 tutti. Finta di Insigne, va Berardi. Va Berardi, è conclusione. E tira. E Berardi tira. Tutta l'Italia in area di rigore e Berardi tira. Cioè, il portiere dell'Irlanda è un portiere di Serie C, raga. In 58 minuti, un centrocampista campione d'Europa. Uno campione d'Italia. Uno primo in classifica, senza lasciare Insigne, che è primo in classifica pure lui. Non gli hanno fatto gol. 2-0 Svizzera. Neanche Chiesa gli ha fatto gol. Berardi va dentro, debole, 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 debole. Berardi, debole. Entra Belotti. Cioè veramente vuol dire che abbiamo finito gli attaccanti. Cioè se speriamo di vincere questa partita con Belotti in campo, ci vuole del coraggio. Chiesa, Berardi, ci pensa e ci ripensa. Cazzo fai, Chiesa? No! Raga, vi manco, se si va dal guardiano e mi si chiede dall'arcana di 10 metri la porta, si fa gol.
Poi non è il piede di Chiesa, quindi tre uomini addosso. Che gli devi dire? Che gli devi dire a Chiesa? Anzi, ha fatto anche troppo. Fuori Barella, dentro Belotti. Mi scoccia dirlo, ma Barella era l'unico che poteva essere tolto. Troppa confusione in fase offensiva, ragazzi. 3-0 Svizzera, ragazzi. Piove sul bagnato. Chiesa. 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 Si allunga il pallone. Mamma mia, ragazzi. Palla dentro. Di Lorenzo. Poi ancora lì. No. Palla che è uscita. Ma Di Lorenzo, pigliati il calcio d'angolo. La posizione era fuori gioco, di Lorenzo. Poi Insigne dentro Bernardeschi? No, ragazzi, non sono d'accordo con questo cambio. Berardi per Bernardeschi, non Insigne. Locatelli per Giorginio, ragazzi, sta sbagliando i cambi. Sta sbagliando i cambi, secondo me. L'Irlanda del Nord non ha subito gol in casa in queste qualificazioni. Fantastico. E poi bello perché tanti tifosi di Instagram. Ma dai, 3-4 gol all'Irlanda del Nord si fanno. Te giocaci. Poi se ne riparla. Altro gol annullato alla Svizzera. È stato annullato. Ma finché non si segna noi, possono annullargli anche l'esistenza la Svizzera, capito? Possono anche creare un'altra guerra e farla partecipare la Svizzera. Ma finché non si segna noi, ce ne spazzoliamo il culo del fatto che annullano i gol, capito? Cioè, non so se è chiara la cosa. Berardi. Berardi. Si blocca. 3-0 Svizzera. L'1-0 non ci basta, ragazzi. Siamo fuori. Minchia, ragazzi. Tentiamo di vincerla con Scamacca. Ma siamo seri. Rido per non piangere, raga. Davvero. Locatelli. Male, male sto cross. Emerson sinistro. Fuori. Fiorenzo, cazzo. Palla dietro. Tiro. Mamma mia, troppo fangol. Chiesa, buono. Di là si fa vedere Di Lorenzo, cerca di metterlo in movimento Chiesa. Ecco Roberto Di Lorenzo. Berardi. Berardi. Ciao Bernardeschi verso Bonucci. Messa al fondo. No, raga. Ragazzi, l'Irlanda del Nord a parte tutto ha giocato bene. Chiesa, Scamacca vuole fare la rovesciata, va bene. 3 di recupero, ragazzi. Come fai a fare 2 gol in 3 minuti? Che occasione ha avuto l'Irlanda del Nord? Che mi si è scollegato. Mamma mia. Palla di Lorenzo dentro. Scivola Bernardeschi. Fallo di Bernardeschi, ragazzi, è finito. 4-0 Svizzera. Hanno fatto la partita che dobbiamo fare noi a Firenze. Finisce qua, ragazzi. Siamo ai playoff. Grazie della visione. Ci si vede per Fiorentina Milan.